Generali, partner di vita. Confartigianato Imprese Sasse, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Arrestato ieri sera a Sassari dagli agenti della squadra mobile il presunto accoltellatore di un cinquantenne aggredito al latte dolce, l'accusa per il pregiudicato quarantenne e di tentato omicidio. L'episodio risale a ieri mattina all'uscita da un tabacchino quando RU, queste le iniziali del ferito, è stato colpito con diversi fendenti al petto, uno dei quali ha raggiunto la vittima a un polmone. L'uomo ferito, residente a Lattedolce, è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Sassari in gravi condizioni. La lite tra i due sarebbe scaturita per futili motivi. L'arma usata per colpire il cinquantenne è stata recuperata e sequestrata dagli agenti. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati nel quartiere di Lattedolce e alla periferia di Sassari casi di violenza e vandalismo, oltre alle aggressioni alle liti. Diverse le auto in sosta che sono state incendiate, compresa un'ambulanza. Riaprono le attività della piscina Canopoleno in via Luna e Sole. Dopo quasi due anni di stop forzato causa Covid, ecco il ritorno in grande stile, polisportivo per la struttura gestita da Sportair Academy, con nuovi corsi a 360 gradi, tra cui l'avviamento al triathlon per bambini dai 6 ai 12 anni. Questa è un'assoluta novità per quanto riguarda la nostra struttura, ma fondamentalmente da noi, già ormai da 20 anni, si possono praticare attività dai 0 fino agli over 80, quindi a partire dal nuoto neonatale fino alle attività di nuoto per gli adulti e i master over 80. A questo vanno aggiunti la pallanuoto e il nuoto sincronizzato, specialità che rendono unica la Sportair Academy nel Nord Sardegna, ma una delle novità e dei punti di forza del complesso è il progetto di nuoto inclusione per bambini e ragazzi diversamente abili all'interno della piscina. Facendo in modo di dare continuità col lavoro delle famiglie e dei centri di terapia comportamentale, utilizzando l'acqua come strumento di riabilitazione. Il progetto prevede l'interazione con le famiglie e le strutture che hanno in cura il portatore di handicap e attraverso lezioni individuali con istruttori qualificati si propone di inserirli poi nel gruppo. Io in questo progetto non sarò da sola, verrò coadiuvata sia dalla società, la Sportair, sia da colleghi specializzati in lavoro con i disabili. In autunno riscopriamo colori, tradizioni, riti religiosi, canti e balli folcloristici con Autunno in Anglone Romangia. La manifestazione culturale promossa dalle ACLI avrà inizio tra pochi giorni e proseguirà fino a novembre. Sorso, Sedini, Osilo e Valledoria ai centri dell'itinerario culturale. Un'occasione per conoscere le bellezze naturali, i monumenti e le tradizioni gastronomiche ed enologiche di comunità che hanno una forte identità. Si partirà da Sorso il 2 ottobre con le maschere antiche del Carnevale Sardo, stand enogastronomici e tre piazze dedicate alla musica. A Sedini invece dal 9 al 12 ottobre iniziative culturali e musicali dedicate a Sant'Isidoro e Sant'Antonio. Domenica 24 a Osilo la Festa del Rosario sarà l'occasione per visitare il castello e monumenti religiosi, gustare il pane tradizionale, i famosi formaggi e le birre artigianali. Dal tardo pomeriggio poi musica e spettacoli nel centro storico. Ultima tappa Valledoria il 20 e 21 novembre, in cui la manifestazione farà da cornice alla festa dedicata al patrono Cristo Re.
Il convitto nazionale Canopoleno di Sassari punta ancora una volta sulla conoscenza delle lingue straniere. Durante la giornata europea delle lingue, i liceali dell'Istituto Europeo Scientifico Internazionale Classico e Scientifico Sportivo sono stati protagonisti della cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche relative a tre lingue, inglese, francese e spagnolo. La conferma dell'ottimo lavoro svolto dal Canopoleno insieme con gli insegnanti curriculari e docenti di lingua madre arriva proprio dai numeri delle certificazioni. Ben 60 alunni hanno ottenuto il riconoscimento per la lingua inglese, 53 per quella spagnola e 7 per la lingua francese. Il raggiungimento di ottimi livelli di conoscenza, ha dichiarato il rettore del convitto nazionale Canopoleno Stefano Manca, dimostra la qualità dell'impegno profuso dagli allievi, ma anche il grande lavoro di tutti gli insegnanti e formatori che hanno consentito il raggiungimento di così importanti obiettivi. Nel corso della cerimonia sono state consegnate anche due borse di studio da parte del The English Center di Sassari, ormai al fianco del Canopoleno da anni, con la funzione di restituire agli studenti la quota totale di iscrizione per l'esame di certificazione. Ritorna alla grande prosa e danza a Sassari. Info e prenotazioni www.cedacsardegna.it. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Appartamento in via Lussu 7 a Sassari, metri quadri 133. Composizione, salone cucina, tre ampie camere da letto, tre bagni, due balconi, posto auto coperto. Riscaldamento a gasolio centralizzato, predisposizione per le pompe di calore. Ristrutturazione integrale, impianto elettrico ed idraulico certificati, intonaco a gesso, pavimento in parquet e ceramica, infissi esterni in mogano con vetrocamera certificati, prodotto artigianale, porte interne in legno con fornitura da artigiano, prezzo 228.000 euro. Sidarnet, proteggetevi dal Covid-19. Da Sidarnet, mascherine certificate chirurgiche da 20 centesimi, FFP3 da 2 euro, FFP2 bianche a 75 centesimi, FFP2 colorate a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene, solo per le mascherine, su un valore minimo di 100 euro, uno sconto del 10%. 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%, termoscanner da 23,90 euro, ossimetro digitale da 19,90 euro, guanti in vitrile da 13 euro. Sidarnet a Sassari, in zona industriale Preddanieda. Qui troverete presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidarnet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Decine di manifestanti contro il Green Pass. È successo questa mattina davanti al Tribunale di Sassari per il sit-in organizzato da Sassari Resistenza. I presenti hanno contestato la misura della Carta Verde, definita liberticida, così come gli altri strumenti legislativi ideati dall'esecutivo per contrastare la pandemia. Non è possibile che le persone non si ribellino davanti a questo status di cose. Non è pensabile continuare a chinare la testa e a subire queste lesioni. Tra i manifestanti Fabio Madao, docente di liceo Azzuni, che ha affermato di aver insegnato ieri, ancora per un'ora, nonostante il certificato verde fosse appena scaduto e la dirigenza, a suo dire, avesse chiamato la polizia locale. Intanto il danno ai ragazzi, interrompi la lezione, che è un reato di interruzione di pubblico servizio, gravissimo. In più, che cosa cambia? Cioè, nel momento in cui, infatti, molte situazioni si stanno venendo a creare per questo disguido, no? Tu fai finire la lezione e poi mi dici domani devi avere il nuovo certificato. E io capisco, quello che non capisco è questa aridità nella gestione burocratica della situazione. Da parte sua, la dirigente della scuola, contattata per telefono, ha dichiarato di non voler commentare.
Cambio di passo per l'ambiente a Sassari, lo annuncia il neoassessore Antonello Sassu, consapevole che la città, come afferma lui stesso, ha bisogno di una nuova immagine. Abbiamo proposto all'azienda, grazie appunto alla struttura che ha elaborato dei nuovi progetti, un nuovi interventi, nuovi servizi, e questo ci consentirà nel tempo più breve possibile di rivedere finalmente la nostra città ripulita. A parte i correttivi proposti al raggruppamento temporaneo d'impresa, tra cui l'operatore di zona, Sassu comunica una stretta su chi conferisce abusivamente, creando mini discariche per la città. Noi abbiamo già installato delle fototrappole, ne installeremo ancora perché sono state ordinate altre 150 fototrappole, e ovviamente i cittadini che avranno questi comportamenti incivili saranno sanzionati qualora appunto venissero colti nella flagranza del reato. Tra le misure in cantiere, le isole ecologiche nell'agro, con rimodulazioni da applicare al periodo estivo turistico, e soprattutto l'abbandono progressivo dei cassonetti per perseguire un obiettivo ormai comune alle città europee. Quello di fare un porta a porta spinto, perché ci consente di raggiungere gli obiettivi sia nazionali che europei e quelli prefissati anche dalla regione Sardegna, e di non pagare le penali, perché adesso la città di Sassari si attesta intorno al 60% di raccolta differenziata. L'operazione già avviata con l'estensione del porta a porta nei quartieri denominati capitali non è però sufficiente senza un corretto conferimento. Bisogna che differenziamo bene anche tutti i cittadini, anche coloro che usufruiscono del cassonetto, perché ad esempio errori che si fanno facilmente sono quelli di utilizzare la busta per conferire il vetro, la busta per conferire la busta biodegradabile per conferire la carta. Errori che, oltre a comportare un ingombro su mastelli e cassonetti, causano un danno economico che si riflette poi sulla TARI, la tassa sui rifiuti pagata da tutti i cittadini. Sidernet. Pelle certificato in sacchi da 15 kg a partire da 4,69 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Nel nostro parco e nella nostra area marina l'estate non finisce mai.